Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, oggi vi volevo appunto far vedere una tecnica. Innanzitutto volevo presentarvi uno stencil nuovo che abbiamo, diciamo, vi abbiamo creato ad hoc, nel senso che me lo avete chiesto in tantissimi e quindi abbiamo cercato di sviluppare. Ciao Marisa, ciao Barbara, ciao Tiziana, ciao Roberta. Abbiamo cercato di sviluppare l'idea che ci avevate proposto. Tempo fa, non so se vi ricordate, vi avevo fatto vedere questa dummy che avevo decorato e oggi volevo cominciare, a parte che stiamo preparando il video tutorial, ma volevo farvela vedere. Allora, io oggi mi sono fasciata un'altra dummy, ok? Anche perché giustamente mi avete sempre chiesto: ma questi stencil li possiamo utilizzare solo sul piatto o possiamo utilizzarli anche in verticale? La risposta ovviamente è che potete utilizzarli anche in verticale. Chiaramente, quello che appunto volevo farvi vedere oggi era come utilizzarlo anche direttamente sulla torta. Bisogna avere delle piccole accortezze. Innanzitutto, la superficie della torta deve essere il più possibile liscia, ok? Quindi dopo che avete fasciato la vostra torta, mi raccomando, passate bene lo smoother in modo da in modo che non ci siano irregolarità. Questo perché? Perché siccome lo stencil noi lo passiamo con una spatola in questo modo, ok? Se ci fossero degli avvallamenti, chiamiamoli così, anche di pochi millimetri, chiaramente la spatola non andrebbe a toccare la superficie e quindi questo potrebbe portare al fatto che il colore non si depositi perfettamente, ok? Quindi cosa dobbiamo fare? Dopo che abbiamo diciamo lisciato la nostra superficie, noi prendiamo lo stencil che, come ricordo, ha una parte liscia e una parte più ruvida. La parte ruvida va a contatto con la pasta di zucchero, mentre la parte liscia deve essere rivolta verso l'alto o comunque verso l'esterno. Posizioniamo ci armiamo di degli spilli, normalissimi spilli. Prendiamo lo stencil, lo posizioniamo dove dobbiamo, diciamo così, cominciare e con due spilli lo fissiamo sopra e sotto. In questo modo, ovviamente, è sempre il solito discorso. Io ora sto lavorando su una dummy, ok? Dai, mettiti a fuoco, ok? Sto lavorando su una dummy che quindi è molto leggera, come potete vedere. Quando lavorate su una torta vera, ovviamente la torta vera ha un peso completamente diverso rispetto a quella al peso di una dummy, ok? E questo chiaramente vi facilita, vi aiuta. Io mi ero già preparata ovviamente la ghiaccia reale colorata, in questo caso l'ho preparata azzurra. Nulla vi vieta, se l'idea è quella di andare poi a dipingere, però, di lasciarla bianca la ghiaccia reale. A quel punto voi ovviamente il disegno riuscirete a intravederlo e basta, e potrete andare a dipingere sopra senza che si vedano i bordi, ok? Una volta che abbiamo fatto questo, noi prendiamo la nostra ghiaccia e la posizioniamo, in questo caso, sulla spatola. Cosa facciamo? Prendiamo la nostra spatola, teniamo fermo lo stencil, appoggiamo la spatola e andiamo a passare la ghiaccia. Vedete quando vi dicevo che non era regolare? Ok? Quindi dobbiamo insistere un pochino, stando attenti ovviamente a non muovere troppo lo stencil e a non rovinare chiaramente la torta sottostante. Ovviamente io qua lo stencil l'ho alzato, che non dovrebbe succedere. Ok? E cercando, ecco qua.
non c'è bisogno di fare molta forza. Io in questo caso devo fare un pochino più di forza perché chiaramente la dammi, come vi dicevo, è molto leggera, ok? E quindi il rischio è che mi parta via. Con una torta vera tutto questo è indubbiamente minore, nel senso che abbiamo finito. Che cosa facciamo? Semplicemente stacchiamo gli spilli e andiamo a staccare lo stencil, ok? E qua abbiamo fatto la prima. Non facciamo altro, potete sciacquarlo lo stencil. In questo caso non lo sciacquo per il semplice motivo che tanto poi vado a dipingere. Quindi se anche il secondo disegno mi risultasse un pochino meno definito, perché ovviamente la ghiaccia nel frattempo si va a seccare non solo sulla torta, ma anche appunto sullo stencil, poi a me basta avere soltanto il profilo, ok? Quindi una volta... aiuto, senza fare guai, come sempre la mia posizione non è, ragazze, delle migliori, non faccio altro che continuare, quindi posiziono e vado a spatolare, così, stesso discorso, qua e qua. In questo momento in fondo non è venuto la ghiaccia, era un po' solida, vi dico la verità, avrei potuto lasciarla anche un pochino più avrei potuto lasciarla anche un pochino più liquida, a dire il vero. Dopodiché io ripasso qua sotto perché non è venuto come doveva, ok, e esattamente come prima vado a staccare e ho ottenuto di nuovo il disegno, ok. Nelle parti di giuntura chiaramente non faremo altro che andare poi con il pennello. Ripeto, volevo far vedere utilizzando, in realtà volevo farveli vedere tutte e due, utilizzando sia i colori aerografo che, che le tempere alimentari. Comunicazione, le sto tenendo a testa in giù perché almeno il deposito mi si va ad accumulare sul tappo ed è più facile poi per me recuperarlo, perché in questo caso usandole a pittura a me interessa che un po' di deposito ci sia, ok? Utilizzando un pennello, ecco le mani zozze, a punta angolare, ok? Questo è il pennello contenuto nel Regular Painting Kit. Vado a prendermi un po' di, in questo caso, di color navy, e quale facciamo? Cominciamo da questa, vedete voi, riuscite a vedere, lo inclino un attimo così più che altro perché almeno vedete meglio anche voi, partendo dalle, come si dice, dai petali più esterni, riprendo il bordo in questo modo. Ok, volendo darle una sfumatura, prendo in questo caso il ciano, ok, e comincio a ripasso sopra al navy in modo che i due colori si fondano e comincio ad andare verso l'interno del petalo. Ok, così. Dopodiché prendo il bianco e faccio la stessa cosa continuando la nostra sfumatura. Ripeto, io ora sto tenendo questa in bilico in questo modo perché non ho altrimenti voi non vedreste nulla di quello che io sto facendo, ok? In questo modo anche chi non è come me molto avvezzo alla pittura può
decidere di lanciarsi in decorazioni come queste, che sono sicuramente di grande effetto. Ripeto, nessuno vi obbliga a, come si dice, a colorare tutte le rose, va bene? Non siete obbligati, potete anche lasciare semplicemente i contorni, ok? Stessa cosa, e volevo farvela velocemente, possiamo farla con, aiuto, con le tempere alimentari. E prendiamo ad esempio la rosa sottostante, ecco qua. Io qui ho una bacinella con un pochino di acqua, perché man mano che uso la tempera posso rinvigorirla, tra virgolette, inumidendo leggermente il pennello nell'acqua, senza che questo vada a influire sulle capacità di asciugatura, ovviamente, della tempera. L'unica cosa, ovviamente non deve essere fradicio il pennello, eh. Se passate, quando passate, non se, quando passate dal ciano al bianco, abbiate un minimo di attenzione a non sporcare. Magari vi mettete un po' di bianco su in un contenitore, cosa che io in questo momento non ho fatto, ok? E andiamo a creare la sfumatura. Voi mi direte: ma scusa, ma se hai il painting, perché utilizzi colore aerografo? Come ho sempre spiegato, il painting ha una capacità coprente, dato a pennello, più immediata rispetto al colore per aerografo, ok? Il colore per aerografo mi dà un effetto più acquarello. Quindi, se io voglio mantenere il bordo, io non so se riuscite a percepirlo, ma qua che l'ho data aerografo, il bordo più scuro io lo vedo. In questo caso invece la tempera me l'ha immediatamente coperto, quindi non riesco a mantenerlo, va bene? Altra cosa, io uso spesso i colori aerografo in diretta, perché i colori aerografo appunto asciugano immediatamente e quindi mi danno la possibilità, diciamo, di farvi vedere più cose senza tempi morti di attesa, appunto, di asciugatura. Abbiamo fatto anche l'altra rosa. Nell'ipotesi appunto che voi non vogliate colorarle, ma dobbiate andare ad unire le due, diciamo, i due disegni con, magari prendete, ora io non lo ho a disposizione, non il pennello a scalpello, ma un pennello diciamo, un pennello a punta normale. Non facciamo altro che continuare in questo modo il disegno. Qua, se vogliamo, ne aggiungiamo uno noi in questo modo, ok? A questo punto la giuntura noi siamo riusciti tranquillamente a coprirla. Ok, c'è ancora un punto, ad esempio, un po' qua sopra, in cui possiamo, come prima, ugualmente. Va bene? Ok, ragazze, fatemi chiudere le tempere e vi ribalto un attimo. Che cosa abbiamo fatto? Quindi abbiamo utilizzato il nostro, che ora è zozzo lurido, ma ve lo faccio vedere lo stesso, B-Stencil rosa, per andare a decorare una torta, ok? Abbiamo visto come possiamo dipingerlo, ok? Voi potete, come vi dicevo, utilizzarlo semplicemente così, e comunque è molto bello, oppure potete, come ho fatto io in questo caso, andare a colorarlo completamente per un effetto sicuramente molto più di impatto. Ragazzi, per qualunque cosa io sono qua. Vi auguro un buon proseguimento, buona giornata, ci vediamo domani alle 2. Baci baci, a domani. Ciao!